Questo è l'apparecchio di Kipp. Kipp era un farmacista, si noti, non era né un fisico, né un chimico, né un ingegnere, ma farmacista tedesco, che nel 1844 lo inventò. Si tratta di una invenzione tanto geniale quanto semplice, cioè non si potrebbe dire geniale di una cosa che sia complicata, quindi in termini le cose stanno così. E serve per preparare modeste quantità di gas ottenuto per reazione tra un solido ed un liquido. Adesso carichiamo il nostro apparecchio. Il solido che mettiamo sono pezzetti di marmo, questo sarà marmo di Carrara, che è carbonato di calcio puro. Ne mettiamo alcuni nella boccia intermedia attraverso questa apertura laterale. Tappiamo questa uscita che è collegata con un rubinetto che al momento lasciamo aperto. Dall'alto, attraverso questo imbuto, introduciamo la nostra soluzione di acido cloridrico che, attraverso, come si vede, il gambo lungo della boccia superiore, va a riempire quella inferiore. E finora, come vedete, le due fasi, quella solida e quella liquida, sono tra loro separate e non accade nulla. Adesso, a un'ulteriore aggiunta dell'acido, le due fasi verranno a contatto, ci sarà la reazione chimica che è tra carbonato di calcio e acido cloridrico, produce cloruro di calcio e acido carbonico che, essendo instabile, si decompone immediatamente in acqua e anidride carbonica o diossido di carbonio, CO2, che è il gas che ci interessa preparare. Vedete una palese effervescenza e di qui sta uscendo il gas anidride carbonica che mettiamo, anzi scusate, questo recipiente è perfettamente vuoto, va ad accumularsi nel recipiente. Quanto basta, possiamo chiudere e notate alla chiusura del rubinetto la pressione dell'anidride carbonica costringe l'acido a salvarsi nella boccia di salvataggio, quella superiore, e quindi tra solido e liquido non c'è più contatto, la produzione di anidride carbonica cessa. Togliamo il nostro imbuto, rimpiazziamolo con un parascruzzi per prudenza, perché è pur sempre un acido, e così l'apparecchio è carico e pronto. Alla domanda di anidride carbonica, se apro il rubinetto, cala la pressione nella boccia inferiore, il liquido scende, tornano a contatto solido e liquido e continua a prodursi altra anidride carbonica. Proviamo, vedete l'effervescenza dovuta alla formazione di anidride carbonica, sicuramente qui avremo riempito e forse anche di più. Chiudiamo, gradualmente il liquido si abbassa e il contatto tra i due cessa e siamo di nuovo al punto di prima. Adesso l'apparecchio di Kipp lo potremmo idealmente archiviare perché lavoriamo soprattutto sull'anidride carbonica che abbiamo prodotto. L'anidride carbonica ha peso molecolare 44 contro i 28,88 dell'aria e quindi ha una densità sensibilmente superiore a questa e pertanto si accumula negli strati bassi. Quindi ci dobbiamo aspettare che in questo cilindro, dal basso verso l'alto, ci sia anidride carbonica fino a che livello. E allora, per fare una prova tangibile del livello a cui è arrivata l'anidride carbonica, accendiamo la nostra brava candela
proviamo a immergerla. Nelle cantine ipogee, durante la fermentazione dei mosti dopo la vendemmia, si aveva una notevole produzione di anidride carbonica che si accumulava, vista la sua densità, dal basso verso l'alto. E allora il contadino provveduto scendeva la scala che portava alla cantina tenendo all'altezza del suo apparato respiratorio la candela accesa. Se questa rimaneva accesa poteva scendere. Non appena fosse arrivato a un livello dove la concentrazione di anidride carbonica diventava pericolosa per il soffocamento, vuoi della candela, vuoi del contadino, questi, se era furbo, scappava e tornava all'aperto. Facciamo ancora un esperimentino. Mettiamo la nostra candela, assicuriamoci che sia vuoto, non è neanche bagnato. Mettiamoci dentro la candela e siccome qui c'è ancora tanto così di anidride carbonica, guardate un po' che cosa succede. L'abbiamo versata e grazie alla sua maggiore densità è scesa sul fondo del recipiente e ha spento la fiamma. Bene, direi che il bello di questo apparecchio e che è molto versatile. Nella fattispecie abbiamo messo marmo e acido cloridrico. Se avessimo messo pirite e acido cloridrico avremmo ottenuto, anziché CO2, avremmo ottenuto H2S, che è l'idrogeno solforato, impropriamente chiamato acido solfidrico, quello con la puzza di uova marce tradizionale. Se avessimo messo lamine di zinco e acido solforico avremmo ottenuto l'idrogeno e così via. Quindi in laboratorio idealmente si possono avere tante bombolette pronte all'uso a un costo estremamente limitato. Il marmo, in particolare quello famoso di Carrara, è costituito chimicamente da carbonato di calcio puro. Il carbonato di calcio ha formula CaCO3, fatto reagire con l'acido cloridrico che è HCl, forma CaCl2 cloruro di calcio più H2O più CO2, a cui mettiamo una freccetta all'insù per indicare che si svolge come gas. Ovviamente se abbandono così questa formula Lavoisier mi bacchetta subito perché è sbilanciata. Per bilanciarla devo scrivere un 2 qui davanti ad HCl e allora così siamo a posto. Per i puristi ricorderei che il CaCl2 sarebbe meglio scriverlo in forma ionica Ca++ più 2 ioni cloruro Cl-. Comunque anche in questa forma la reazione è a posto e dimostra proprio perché si è formata l'anidride carbonica.